Le famiglie italiane diventano sempre più povere, segnala Eurostat. Il peggioramento della situazione è dovuto principalmente alla crescita elevata dei prezzi, che ha ridotto ulteriormente il potere d'acquisto dei singoli e delle famiglie, come confermano le Caritas diocesane sparse sul territorio nazionale. Le loro testimonianze le ha raccolte Francesco Durante. Vediamo. I dati nazionali sono l'immagine anche di quello che viviamo nella nostra diocesi di Caserta. La Caritas è pienamente impegnata nell'accoglienza soprattutto dei nuovi poveri, famiglie dove ci sono genitori separati, e purtroppo il 70% sono famiglie italiane che bussano alle nostre porte. Da parecchi anni, da dopo il Covid, la diocesi ha istituito un fondo solidale per le famiglie che non riescono ad affrontare le spese quotidiane, le utenze, i materiali scolastici per i ragazzi. Questo ci induce ad arrivare a ragionare su questo nuovo tipo di povertà che si sta allargando sempre di più anche nelle fasce che hanno un reddito. Se nei mesi scorsi con una cifra si riusciva a fare una spesa, con la stessa cifra adesso il carrello è sempre più leggero. Indice né anche quello che si registra nei nostri centri di distribuzione alimentare parrocchiali, dove le persone lamentano sempre una consueta litania che la busta è sempre più vuota.